Buonasera, buonasera, brava gente, come va? Siamo tornati a Roma e oggi abbiamo partecipato alla Marcia della Pace. E un po' stanchini? Poco poco, però riprendiamo il nostro cammino e iniziamo insieme questa seconda settimana di avvento, brava gente. Immagino che avete acceso la seconda candela, eh. Vi ricordo questo simbolismo da mettere così a casa, quattro candele e una ogni domenica la si accende e se volete la potete accendere anche in questo momento, la sera. Per vivere con questo simbolismo, cioè attendiamo Gesù che luce, attendiamo Gesù che luce. E allora, iniziamo con la lettura del brano della parola o di un passo francescano. Stasera ci accompagna, e per quelli che si affacciano in questo nuovo giorno, in questa giornata ci accompagna, l'Evangelista Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: Chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità, no, perdonatemi, ecco, c'era qualcosa che non andava. Seconda settimana, Domenica e lunedì, l'Evangelista Luca, mi perdonate? E la stanchezza fa anche questi scherzetti, eh? Siamo a pagina 49, di questo testo, camminando verso il presepe. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga di me, secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Vorrei subito dire: O Maria, insegnaci la risposta, insegnaci a rispondere alla vita, insegnaci a rispondere agli altri, insegnaci a rispondere alla nostra famiglia. Insegnaci a rispondere alla nostra coscienza, insegnaci a rispondere a Dio, eh? Insegnaci a rispondere a Dio. Prendendo a prestito, e ora la meditazione, prendendo a prestito le parole di San Bernardo, ci facciamo prossimi alla Madonna e col fiato sospeso restiamo in attesa. In attesa della sua risposta, della risposta di Maria, perché rispondere alla vita, a Dio, agli altri, abbiamo bisogno di capire come Maria ha risposto tutte le volte che è stata interpellata nel Vangelo, tutte le volte che è stata interpellata da Dio, tutte le volte che è stata interpellata dalle persone che la circondavano, tutte le volte che risponde a noi. Hai udito, Vergine, che concepirai e partorirai un figlio. Hai udito che questo avverrà non per opera di un uomo, ma per opera dello Spirito Santo. L'angelo aspetta la risposta. Deve fare ritorno a Dio che l'ha inviato. Aspettiamo, Signora, una parola di compassione anche noi. Noi oppressi miseramente da una sentenza di dannazione.
Ecco chi ti viene offerto, che ti viene offerto il prezzo della nostra salvezza. Se tu acconsenti, saremo subito liberati. Noi tutti fummo creati nel Verbo eterno di Dio, ma ora siamo soggetti alla morte. Per la tua breve risposta dobbiamo essere rinnovati e richiamati in vita. Bellissimo, rinnovati e richiamati in vita. Tutto il mondo è in attesa, prostrato alle tue ginocchia. Dalla tua bocca dipende la consolazione dei miseri, la redenzione dei prigionieri, la liberazione dei condannati, la salvezza di tutti i figli di Adamo, di tutto il genere umano. O Vergine, da presto la risposta. Rispondi sollecitamente all'angelo, anzi attraverso l'angelo al Signore. Rispondi la tua parola e accogli la parola divina. Emetti la parola che passa e ricevi la parola eterna. Ed ecco la risposta. Allora Maria disse: ecco, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Ecco, la risposta di Maria è una risposta di consolazione dei miseri, di redenzione dei prigionieri, di liberazione dei condannati. La salvezza davvero per tutti è la sua risposta. Ecco, noi ci vogliamo misurare con la risposta di Maria e comprendere che le nostre risposte a tutto ciò che ci circonda, tutti siamo interpellati in vario modo, dovrebbero essere risposte di salvezza, brava gente. E ora nel testo tocca a ciascuno di noi. Ognuno di noi come Maria ha una vocazione, una chiamata, un compito nella vita, lavorare come meccanico, come volontario nelle organizzazioni internazionali, lavorare in un ente pubblico, lavorare in un'impresa, lavorare a casa, lavorare nei campi, lavorare in una cucina, lavorare in un bar, lavorare in un ristorante, lavorare in un'officina, lavorare in un negozio. Ognuno di noi attraverso il lavoro è chiamato come madre, come sposa, come padre, come marito, è chiamato a far sì che qualsiasi cosa sia salva. È un grande compito che ci attende. Ma c'è anche una vocazione sociale, l'impegno nella vita, nel volontariato. Ciascuno di noi ha davvero il suo posto. Ecco la domanda alla quale noi siamo chiamati a rispondere: qual è il tuo posto? E in questo tuo posto come rispondi? E qui non ci sono risposte preconfezionate, precotte, no? Ognuno di noi mette in atto una risposta, brava gente. Concludo con una preghiera. Tu che hai fatto la volontà del Padre e San Giovanni Paolo II, pronta nell'obbedienza, coraggiosa nella povertà, accogliente nella verginità feconda, ottieni, o Maria, dal tuo divin figlio che quanti hanno ricevuto il dono di seguirlo nella vita consacrata lo sappiano testimoniare con un'esistenza trasfigurata, camminando gioiosamente con tutti gli altri fratelli e sorelle verso la patria celeste e la luce che non conosce tramonto. Te lo chiediamo perché in tutti e in tutto sia glorificato, benedetto e amato il sommo Signore di tutte le cose, che è Padre, che è Figlio e che è Spirito Santo. Brava gente, facciamo nostro il cammino di Maria. Insieme diciamo sì alla vita, in qualsiasi forma, in qualsiasi circostanza.
Coraggio allora è forti, 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 mi raccomando, forti. E qualcuno ha suggerito, mi ha mandato un'email dicendo se vogliamo risparmiare qualcosa e inviarlo alla Terra Santa attraverso i canali ufficiali, direi fatelo attraverso i canali dei vostri parroci, dei vostri sacerdoti, Pro Terra Santa, cioè c'è un sito e anche lì potete farlo tranquillamente. Poi ricordiamoci l'appuntamento, quale appuntamento ci dobbiamo ricordare? Importantissimo, il giorno 16 alle 16, è facile, il giorno 16 alle 16, il giorno 16 alle 16, mi raccomando, sabato 16 alle 16 ci vediamo qui nella Chiesa della Consolazione e celebreremo insieme la Santa Messa per farci gli auguri di Natale. Passate parola, avvisiamo anche il coro di giovani che sempre è venuto, ma li devo chiamare per ricordarglielo, e vivremo questo momento insieme. Io la mattina probabilmente, dico forse, sarò ad Assisi e pomeriggio qui di sabato, e andiamo avanti. Allora il giorno 16 del 16, facilissimo, Poi, per chi non l'ha fatto, metteremo a disposizione l'enciclica dei bambini, perché voi lo sapete, 25-26 maggio ci sarà la giornata mondiale dei bambini, e quindi dovremo lavorare adesso con tutte le scuole, dito alle vostre insegnanti, agli insegnanti che conoscete, i bambini dai 6 ai 12 anni, dai 6 ai 12 anni, e faremo festa il 25 con Papa Francesco e il 26 con Papa Francesco. Stiamo decidendo i due luoghi, perché non sarà come la volta scorsa nell'Aula Nervi, ma sarà in un altro luogo, perché insomma arriveranno migliaia e migliaia e migliaia di bambini da tutto il mondo. Ci siamo dati un obiettivo, insomma, oltre 100.000 bambini, quindi sarà davvero qualcosa di... i bambini che diranno al mondo vogliamo la pace, vogliamo un futuro, sarà davvero una pagina, io credo che questa prima giornata mondiale dei bambini sarà una pagina storica per la Chiesa, per tutta la Chiesa universale. E quindi fin d'ora mettiamoci al lavoro, poi nelle prossime settimane vi daremo tutte le indicazioni, ma intanto ditelo ai vostri parroci di organizzare, ditelo ai vostri gruppi, alle associazioni, insomma, perché sarà davvero un momento straordinario, ok? Un saluto, Fiorella Alice, per il marito Francesco, auguri, che fa 58 anni. E un saluto anche al figlio Gabriele, immagino che state insieme, un abbraccione, perché noi qua siamo 1.000, 2.000, poi lo sapete, lo vedono davvero in tanti questo momento, arriviamo anche a 30.000, 40.000, ed è una cosa bella questo, ma quello che mi piace immaginare di più, che mi rende felice, l'ha detto, quando l'ho detto a Papa Francesco, pure lui era contentissimo, e che la sera state insieme con la famiglia, ecco perché non voglio essere troppo lungo, breve, in modo che anche i giovani vogliono le cose brevi, incisive e dense, mi raccomando, forti, 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 e allora lo scriviamo insieme. Maria, aiutaci a rispondere di sì, Maria, aiutaci nel nostro sì, fatelo il più semplice. No, Maria, lo scriviamo, vediamo se... Buona serata, brava gente. Certo, sarà bellissimo. Maria, Vincenzo, Luisa. Io saluto anche tanti sacerdoti. Ieri sono stato all'ordinazione di un vescovo qui a Roma,
e molti sacerdoti, ma questo è anche un motivo di gioia. Ho detto: Padre Enzo, vedi che noi la sera ti seguiamo, e quindi è ancora maggiore la responsabilità. Quindi saluto i miei confratelli sacerdoti, e sosteniamoci con la preghiera. E poi io dico sempre che c'è la brava gente che prega per il Papa, perché gliel'abbiamo promesso, e prega anche per i sacerdoti, che siano dei santi e bravi sacerdoti. Avanti allora. Buona serata, brava gente, per chi si affaccia a questo nuovo giorno, buona giornata, brava gente, e andiamo avanti, andiamo avanti. Maria, aiutaci a dir di, Maria, aiutaci a dir di sì, ecco qui Antonietta, E avanti, Maria, aiutaci a dir di sì, ecco, bellissimo, ne vedo tante, ok. Forti, forti, forti.